Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui sulla Pepo in Vanilla, o meglio la Road to Diamonds. Allora ragazzi, come potete vedere, quest'oggi appunto abbiamo la casa in questo stato qua, visto appunto l'abbiamo lasciata così nello scorso episodio, cioè non è che l'abbiamo cambiata, no, non l'abbiamo cambiata di un cazzo proprio. Quindi ragazzi, allora, sotto al video scorso, nell'episodio 4, sì perché questo qua è il 5, ci sono soltanto, e non voglio esagerare, 1000 commenti. Porca troia. 1000 commenti, perché in tantissimi volete finire su Pino, però non avete, cioè tutti questi commenti ragazzi non hanno quel qualcosa, ragazzi, quel qualcosa, dovete essere originali per finire su Pino. Quindi io direi che è arrivato appunto il momento di Pino, esattamente Pino, l'albero dei commenti, ovvero i vostri commenti. Allora ci mettiamo qui dinanzi a Pino, e quest'oggi ragazzi i commenti che ho scelto sono 4. Allora, il primo è quello di BlackWolf03, che mi scrive: Pepo, se ti trovi in difficoltà chiedi a un palazzo, lui avrà sempre un piano. Quando l'ho letta ieri sotto ai commenti stavo cadendo a terra da ridere. Quindi questa doveva finire assolutamente nel cartello. Poi un altro commento è quello di Lorenzo B, che ci scrive: questa è l'unica serie di Pepo dove posso tenere il volume alto avendo le cuffie. Ebbè, mi sa che Lorenzo c'ha ragione. Poi invece quest'altro commento l'ho scelto perché mi sa tanto di Forever Alone, ragazzi. Francesca scrive: hashtag Pino, Pino è molto sexy. Poi sempre lei risponde: concordo, poi sempre lei. Avete entrambe ragione. Inoltre secondo me è anche molto attraente e i suoi nodi sono affascinanti. Sì ragazzi, è un Forever Alone level master, ragazzi. E poi l'ultimo commento, che sinceramente l'ho scelto perché mi ha fatto troppo fottere da ridere, Raffaele Pisano, che ci scrive: sono troppo pigro per pensare ad un commento figo per Pino, quindi niente, bella. E lui finisce su Pino proprio per questo. Ragazzi, i commenti di oggi sono finiti. Dovete essere originali, ragazzi, originali. Tutti che mi avete chiesto: voglio finire su Pino, altrimenti ti ammasso il cricetto e bla bla bla. Ah, se vi chiedete perché c'è questa colonna di legno, è perché sono salito sopra appunto per fare lo screen. Perché se guardate la copertina, ho fatto lo screen appunto della di casa mia, no? Cioè ho fatto proprio lo screen di casa mia, quindi cacca pupo. Detto questo, io direi, allora, in tantissimi comunque appunto nei 900 commenti che ci sono, tralasciando quelli che vogliono Pino, allora, tantissimi avete richiesto l'episodio in caverna, e io direi che oggi ci dedicheremo appunto a fare un bel episodio in caverna. Che dite? Allora, lasciamo tutto quello che non ci serve, magari ci portiamo giusto un po' di legno, perfetto, prendiamo questi 8 pezzi di carne e li mettiamo qua, così quando torniamo saranno belli cotti. La casa la termineremo nel prossimo episodio. Ah, io ringrazio assolutamente i ragazzi, wow, che mi hanno scritto sulla mia pagina Facebook, no? Quella che vi ricordo trovate sotto ogni mio video. Mamma mia, la lava, ragazzi, mi stavo andando ad ammazzare tipo nello scorso episodio. No, era quello precedente ancora, l'episodio 2 mi sembra. Cioè, mi stavo proprio andando ad ammazzare. Guardate che figo questo lago, porca troia. Anche i laghi sono di una figata immonda. Che vi stavo dicendo? Ah, le coordinate noi le sappiamo, ragazzi. Le coordinate sono sempre 50-100 circa. Come potete vedere siamo a meno 16, tanto 50 ragazzi è là, siamo a 200, quindi 50-100. Ok, qui ci sono delle zucchine, non ci interessano. Facciamo un bel... Ma non ci sono le nuvole. Dove cazzo sono le nuvole? Opzioni, posizioni video, nuvole on. Fatto, fatto, torno giù. Ah, ora sì. Ora sì, cazzo, ambrolan cazzo. Che stiamo facendo? Ah, che stiamo seguendo le nuvole, perfetto. Quindi per tornare a casa basta soltanto che appunto andiamo nella direzione opposta. Ok, oh ragazzi, mi sa che abbiamo trovato, oh, il nostro primo ferro, signori. Adesso testeremo appunto. Ah, ti prego non fare così tanta luce. Perfetto, l'andare in caverna sarà un problema perché non si vedrà un fico secco.
proprio nemmeno, proprio non si vedrà assolutamente nulla di nulla, cioè proprio bello, 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 come dire, è confortante questa roba, è davvero molto confortante, che poi non ho trovato una caverna, cioè non si vede niente, raga, è nero, cioè, io non vedo nulla, non oso immaginare voi. Allora ditemi qui sotto nei commenti se questa luce gialla, che poi alla fine se ci pensate, raga, è il colore del fuoco, cioè il fuoco fa una luce gialla, cioè non è che... guardate qua, ragazzi, porca vacca, diciamo che crea un'atmosfera quasi spaventosa. Allora direi di raccogliere tutto questo carbone, visto che me l'avete richiesta voi la sessione in caverna, e Pepo vi accontenta, ragazzi, Pepo vi accontenta. Oh yes. Come sempre vi ricordo che in descrizione troverete anche il canale di Francesca, che è, ovvero Lady Fra 92, che mi ha realizzato quella bellissima scritta in PNG della Road to Diamonds. Quindi ragazzi, sappiate che l'autrice è lei, l'ha creata lei, quindi andatele a fare assolutamente complimenti. Ah, poi un video che vi consiglio di andarvi a vedere, perché me lo sono visto e mi sono pisciato dal ridere, nel canale di Francesca, ragazzi, mi sono visto il video che ha fatto insieme a Gigi e insieme a Emma Power. No, ragazzi, stavo cadendo a terra dal ridere. Hanno fatto un video sul server iPixel, mi sembra, dove è un minigame, hanno fatto un minigame essenzialmente. Mamma mia, ragazzi, il minigame è un build, cioè bisogna costruire, tipo hai 5 minuti per costruire un determinato oggetto che ti viene detto dal server, e tu costruendo quell'oggetto hai 5 minuti di tempo per farlo il più bello possibile. Alla fine del tempo, ok, questa qua dovrebbe essere la bauxite, la diorite, no, la diorite è quella, no, questa qua è quella rossa. Vediamo se mi ricordo il nome. La... allora, questa qua, secondo me, quella rossa. Invece se sentissi... e mio padre che taglia l'alluminio. Tranquilli, proprio tranzolli, è normali. Che cazzo? Che cacchio, Lovenia? Si è sfanculizzato tutto. Ok, va bene. Che vi sto dicendo? Mio padre che taglia l'alluminio. Ah, il granito, che è il granito. Infatti sentivo un po' di freddo. Allora, perfetto. Con questo viene il granito levigato, che è davvero una figata. Mi avete anche detto cosa? Ah, Pepo, perché tieni Minecraft in italiano? Ti prego, osceno, mettilo in inglese. Ah, raga, lo tengo in italiano perché capisco quello che dice. Cioè, dai, porca vacca. Allora, le luci sono davvero basse, Cioè, nel senso, cioè, una torcia illumina... cazzo, 5 blocchi, Cioè, guardate, questa torcia qua non arriva a illuminare qua. Sono cagato sotto. Ah, ma è notte? Ah, bella roba. Mi sa che dovremmo rimanere in caverna, ragazzi. Cioè, guardate la differenza. Cioè, fuori non si vede un pene. Il ferro ci tornerà molto utile. Abbiamo rotto il primo piccone. Vabbè che era già bello esaurito. Quanto ferro, cazzarola. Una bella sessione in caverna stiamo facendo, sapete? Certo, siamo molto in superficie ancora, quindi non troveremo né oro né niente. Però per il momento il ferro ci tornerà molto, molto, molto utile. E comunque, niente, tornando al discorso di prima, vi stavo dicendo, appunto, ho realizzato questo video in questo minigame in cui l'obiettivo è appunto costruire. Dopo che si finisce di costruire, cioè dopo passati 5 minuti, tutti quelli che hanno costruito devono votare a turno tutte le varie costruzioni. Quindi potete immaginare quello che si vede. Tipo, tutti i partecipanti tipo, hanno votato il letto di Francesca, hanno votato il letto di Gigi, e poi alla fine, in base ai voti che danno tutti, si decreta il vincitore, appunto. Cioè si fa la media e poi si decreta il vincitore. Ragazzi, mi dovete credere, mi stavo fottendo dal ridere mentre guardavo quel video. Ragazzi, mi stavo fottendo dal ridere perché Francesca... mai fare più una cosa del genere. Io c'ho paura, seriamente. Io c'ho paura. Sono shiftato come la merda in questo momento, Che c'ho paura di cadere. Ma non vi immaginate nemmeno voi quanto. Cioè, sono terrorizzato. Sì, ci mancavano pure gli zompi. Vai, salve, zompi! Perfetto, voi sì che siete belli. Mentre, oh, se abbiamo già 12 livelli. Porca vacca che culo.
Sì, vabbè, me lo sento in culo lo zombie, me lo sento. No, dai, per favore. Odio gli zombie. Odio pure gli scheletri. Maggiormente odio gli scheletri. Perché magari gli zombie sono stupidi. Certo, gli scheletri non che vantino un cervello della madosca, però i cervelli. Gli scheletri ti attaccano da lontano. Porca troia. Vabbè, comunque. Il discorso del video, ragazzi, andatevelo a vedere perché è davvero una figata quello di Francesco. Mi ha fatto pure venire voglia di andare a giocare quel minigame, perché davvero è fighissimo, ragazzi, cioè è fighissimo. Quindi andatevi a vedere quel video, perché fidatevi, vi scompisciate da ridere. E dopo che l'avete finito di vedere, mi venite a commentare qui sotto al video se avevo ragione o meno. Come vi pare come cosa, fia. Nel frattempo mi dovrei soffiare anche il naso. Mi sto facendo una piccola scaletta per scendere qua, perché ho visto del bellissimo ferro. Ok. Allora, io sinceramente, ragazzi, non vado matto per la luce gialla, devo essere sincero. Però è molto più realistico, eh. Non si può dire il contrario. La mia paura è che voi non vediate un cazzo. Quello è il mio timore. Cioè, teoricamente per fare luce dovrei fare così. Una torcia ogni blocco. Porca troia, che luce! Perfetto, un po' la prendiamo. Quanto ne ho preso? 26. Ho preso anche quella bianca, la diorite, ok. Mi ricorda la diorite, appunto, è la rite di Dio, cioè. Appunto, è di Orite, cioè il signor Orite, appunto, ci tiene alle sue cose. Cazzo, l'ho rotto un altro piccone. Di già. La porca vacca. Allora, prendiamo questo coal, che ci servirà davvero tantissimo. Pepo trova caverne sottoterra. Cioè, io non ho trovato una caverna, ragazzi, ho trovato un buco che è totalmente diverso. Di solito, come funziona una serie? Cioè, funziona tipo il primo episodio ti fa un tot di like e poi vanno scemando piano piano. Invece, questa serie è tutta l'opposto, ragazzi. Cioè, il primo video ha tipo 2700 like, poi vabbè, il secondo ne ha un po' meno e il terzo ne ha un po' di più, ragazzi. Nell'ultimo episodio siamo quasi a 3000 like, ma adesso non mi ricordo. E la cosa mi fa davvero tantissimo piacere, davvero tanto, 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 tanto piacere. Se la serie vi piace, sono disposto anche a farvi extra, come fa Luke, ragazzi, essenzialmente come fa lui. Se l'episodio, perché alla fine ho deciso che ve lo caricherò alle 13, perché in tantissimi mi avete detto Pepo caricalo alle 13. Chi li guarda la sera questi video, comunque sappiate che i video sono sul canale, basta che entrate tranquillamente sul mio canale. Oh, ma tu sei malato, sei un pazzo. Oh, mio figlio poteva morire. Io vi dicevo, per chi questi video invece li guarda la sera, magari se carico altri video, perché appunto alle 14.30, ovvero tra un'ora e mezza, uscirà un altro video che vi consiglio di andare a vedere. Perché raga, così rimanete aggiornati col canale. Io lo so che magari in tanti non riuscite a seguire tutti i video, ma non è che vi dico di seguirli appena escono, cacciambrola. Terra, mi sembrava... Ma tua sorella... Allora, Fabrizio, allora, cosa secca? Cosa secca vuol dire... Vabbè, si capisce. Ok, perfetto, mettiamo le torce, così sappiamo che qui ci siamo andati. Io vorrei scendere, voglio fare sta vaccata di scendere. Perfetto, per fortuna l'ho chiamata vaccata, perché non so con quale altro modo definirla, cioè seriamente. Allora, apriamo un pochettino di questa pietra bianca. L'unico problema della shader è che cambia i colori, cioè nel senso che appunto la luce, essendo gialla, questi blocchi me li fa, cioè sono giallognoli, mentre in realtà sono bianchi. Quando salirò e li piazzerò vi farò vedere. Ad esempio questa qua non ho ben capito se è terra. Ah no, questa qui non è terra, questa qui è la, come cazzo si chiama, la granita, raga, la granita. Infatti fa freddo, ragazzi. Allora, è la granita, certo, però dal colore sembra tanto alla pesca, è una granita alla pesca, quindi buona. Questo video lo intitolerò granita alla pesca, perché noi siamo stupidi. Ah, tornando a parlare di noi, mi avete scritto su Facebook, no, forse 10 no, ma in 6-7 sì. Mi avete mandato un bel po' di screen delle vostre case, che non vi nego sono molto 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 carine. Allora, c'è un ragazzo che ha fatto una casa addirittura allucinante, ma adesso non mi ricordo il suo nome, e chiedo venia.
Ma ragazzi, credetemi, mi ha mandato gli screen di casa sua. Porca troia. Cioè, mi ha mandato, cioè, non, veramente non mi ha mandato gli screen. Questo ragazzo mi ha mandato l'album fotografico, cioè, di casa sua, che è un po' diverso. Ma è una casa complessissima. Infatti io gli ho chiesto, senti, fammi una cortesia, vedi se magari puoi farci un video corto mentre la percorri, perché dagli screen non capisco come cazzo è fatta. È una casa molto molto bella, magari da lì prenderò qualche spunto per creare magari un balcone strano, magari qualche stanza particolare, no, perché è davvero bravo, eh. E nemmeno a dire, ragazzi, che le ha prese da internet, perché tralasciando che gli screen li ha fatti appunto da cellulare o da tablet, perché appunto c'erano i tasti direzionali sulla sinistra, e mi ha mandato talmente tante foto da tutte le angolazioni, mi ha mandato almeno 257.000 foto, quindi ragazzi, cioè, che magari molti dicono, Peppo, le prendono da internet. Posso assicurarvi che questo ragazzo non le ha prese da internet. Posso anche assicurarvi che io sono un coglione. Mi volevo fare gli attrezzi, sì, ma se la legna la prendo e la sciupo tutta, diciamo... Perfetto, ragazzi, diciamo che la sessione in caverna è finita. Allora, va bene, leviamo il carbone. Vabbè, non è comunque andata male, assolutamente. Cioè, io tutta questa cosa come le spacco. La fornace qua la posso lasciare, cioè non è che me la posso portare. Ragazzo, la spacco. Va bene, ci siamo cucinati 8 blocchi di ferro. Allora, io direi di prendere la nostra bellissima amica cobblestone e direi di tornare su. Io direi che come primo episodio in caverna non è andato male. Certo, vi ripeto, siamo stati in superficie, quindi oltre al ferro e al carbone non abbiamo trovato nient'altro. Abbiamo parlato, mi avete anche fatto vedere qualche tipologia di ponte, mi avete detto di creare una compagna a pino, magari di qua allargherò leggermente e creerò la compagna a pino. vediamo. Comunque bei commenti, ragazzi, mamma mia, 1000 commenti sotto al video. Comunque vi ripeto, consigliatemi, datemi qualche idea. Alcune idee che mi avete consigliato, anche se non le dico nei video. Ad esempio, io già ho un paio di screen pronti di qualche idea che mi avete dato sotto all'ultimo video. Tipo, un ragazzo mi ha consigliato di fare una farm di pecore verdi. Ora voi direte, che cazzo deve fare con le pecore verdi? Mi ha fatto venire un'idea questo ragazzo e magari può essere carina. Non la farò adesso, perché comunque la farmi pecore verdi ancora è presto, ragazzi. Vi ricordo che comunque l'obiettivo principale della serie è riempire una chest. Ah, perché in tanti me l'avete. Una chest singola. Ve la ricrafto, perché magari non avete capito. No, non avete capito. Non avete capito. Cioè, non avete capito. Lo scopo della serie, ragazzi, è di riempire una chest di blocchi di diamanti, non di stack di diamanti. Ergo così, immaginate che siano blocchi di diamante, ok? Quindi sono 27 blocchi di diamante, non 27 stack, perché c'è gente che si è fatta il conto, Peppo, buona fortuna, ti serviranno 15.300 e passa di diamanti. No, ma va, ma siete dei pazzi. Mentre per farne due stack e mezzo tranquillamente si possono fare, perché per fare 27 blocchi mi pare che, mi avete fatto anche il conto, servono all'incirca un 300 diamanti, e quelli già magari sono più fattibili, visto che ci faremo comunque il piccone con fortuna 3, quindi diciamo ci dobbiamo preparare appunto per terminare la serie. Beh, quindi nulla, ragazzi, avete dato tanti consigli e continuate a darmeli, perché io i commenti, vi ripeto, li leggo tutti e mi fa tanto piacere appunto leggere quello che pensate voi appunto di quello, no, cioè, capito, no, esattamente quella roba lì. Allora, nel frattempo io, prima di chiudere l'episodio, lo chiuderei facendo una bella cosa, piccone di ferro, semplicemente. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un bel pollicione in su già da adesso, e vi dico a priori che se questo video lo facciamo arrivare a 2000 like, ragazzi, perciò impegnatevi, condividete, fate vedere il video, la serie, a tutti i vostri amici. Se arriviamo a 2000 like entro le 16, vi farò uscire un video di questa serie entro le 18, così avrete due video. Se non ci arrivate, tranquilli che il video uscirà tranquillamente, normalmente, domani. Essenzialmente, ragazzi, è lo stesso discorso che fa Luke nell'Extremocraft. Detto questo, nulla, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine, vi mando un grandissimo abbraccio, vi voglio bene e ciao ciao. Ricordatevi di consigliarmi, mandarmi screen delle vostre case nella mia pagina Facebook, che trovo qui sotto in descrizione, che magari prenderò spunto e creiamo qualcosa di figo insieme. Ciao ciao!